Innanzitutto grazie veramente alla qualificatissima presenza dei relatori, ovviamente mi associo come ha fatto il professor Celani all'augurio dell'amico Luciano Mazzetti che insomma incontreremo nel corso delle prossime settimane, ma mi è dispiaciuto che oggi non c'è, ma ringrazio i relatori per l'alta qualità dei loro contributi e anche il livello molto rappresentativo dei soggetti che sono intervenuti. Io sono all'ultimo, effettivamente faccio tantissime cose, poi basta andare nel sito per vederlo, anche perché mi piace, è una campagna elettorale molto intensa, di conoscenza, con molte persone ci conosciamo, con altre voglio stabilire un rapporto diretto di contatto, di confronto, di conoscenza, di critiche, di proposte e quant'altro. Però sono al quinto, sesto seminario di approfondimento, cioè rivolto a personalità che nel campo dell'economia, dello sport, della cultura ho tenuto in queste settimane, perché io penso che per governare una città oggi in generale, in Italia e in Europa, in particolare nelle nostre regioni come Perugia, ci sia bisogno di coesione, di meno propaganda o diciamo così di slogan o di testa rivolta al passato, di più conoscenza e approfondimento delle questioni perché sono molto più complesse. Ruggero prima diceva noi ci troviamo a discutere qua oggi e a dare delle valutazioni sul mondo dello sport, sulle necessità che ha di sviluppo, sui costi, perché c'è una società comunque diversa, molte delle questioni che diceva dal dottor Tomassini fino al tema sport e turismo, ho cercato di dare anche uno spaccato molto ampio ad una cosa sulla quale vorrei soffermare, di cui ha parlato il professor Salvato, insomma una domanda diversa da quella che abbiamo conosciuto nel corso degli anni passati. E dunque la scientificità della conoscenza e dell'intervento e lo stabilire un obiettivo comune al quale tendere come città deve essere una, a mio avviso, per me vuole essere appunto questo un modello di governo. Non fanno così altri, ma a me interessa invece stare dentro il problema. Io non faccio, voglio fare retorica, per me lo sport è fondamentale, ammetto di aver scoperto la centralità del mondo dello sport, dell'attività sportiva nella gestione di una città, nel governo di una città. Nel corso dell'esperienza amministrativa, nonostante il mio contatto sia molto lontano nel tempo con l'attività che ho fatto prima di entrare nell'amministrazione, il mio approfondimento professionale, formativo nei temi dei servizi alla persona, della promozione sociale, però in una società che si è trasformata, nei suoi, prima Rosario diceva che noi abbiamo enti di promozione sportiva legati ad una società organizzata per divisioni, per blocchi, per ideologie, dunque si organizzava tutta la società, c'è una società totalmente diversa oggi, dalla televisione al mondo della scuola, alla nostra società, alle famiglie, ai soggetti della rappresentanza politica e sociale, tutti diversi. Oggi il tema della centralità dello sport è molto più forte che negli anni passati. Io porto l'esempio delle nostre comunità. Qual è il soggetto nei paesi, nei nostri quartieri, che riesce ad aggregare centinaia di famiglie? Nel mondo dello sport non c'è il partito, non c'è la chiesa, non c'è, ognuno fa il suo, ma così trasversale nella società, così profondamente presente, è solo il mondo dello sport. E allora la centralità nell'azione di governo non può che essere un tema irrinunciabile, almeno per quanto mi riguarda, perché come è stato detto lo sport è benessere fisico, psichico, sociale, economico, perché se intrecciamo appunto il tema turismo e sport è economico e anche ambientale, perché significa tenere, se vogliamo utilizzare il brand Umbria per valorizzare anche dal punto di vista turistico sportivo, è evidente che ci vuole la qualità dei nostri territori, la sentieristica sportiva, no? Io penso
a quanto possa essere importante l'organizzazione del nostro ambiente, dal Tevere al Tezio, no? In una modalità che riesce a far integrare diverse appunto modi di vivere il proprio luogo, ma anche di fare turismo. È una visione, mi verrebbe da dire, una nuova visione strategica delle politiche pubbliche nei confronti dello sport, che devono essere molto più integrate, molto collegate tra di loro, a partire dal filo scuola, enti e associazionismo sportivo territorio. Ecco, in questo caso una maggiore coesione tra questi soggetti nell'analisi e nella programmazione di attività credo che sia obbligatoria. Se non altro, visto che tutti l'avete detto, e io questo è un tema che conosco bene, avendo per un periodo non lunghissimo, ma insomma abbastanza per farmi capire come funziona l'amministrazione comunale, quali sono le problematiche, che è il tema dei costi. Perché ha ragione prima Caterina Piernera e adesso Segoloni a dire che dobbiamo partire dallo spazio, dalla necessità di avere le nostre scuole degli spazi adeguati. È anche vero che ce ne sono tantissimi, almeno prendiamola dal punto di vista dei costi. Quando cerchiamo spazi per aggregare, per fare socialità, per fare sport, cerchiamo di immaginare le nostre scuole come dei luoghi più aperti possibili, non solo ancorati in quelle 4 o 5 ore nell'arco di una giornata. Ma a parte questo, nella convinzione oramai credo molto larga della necessità di costruire una comunità educante, una comunità che si prende cura, è evidente che questo filo che collega la scuola, le associazioni, gli enti e il territorio inteso come famiglie, cittadini, risulta essere fondamentale. E una impostazione in questo modo mi fa dire che questo ci consente anche di affrontare uno dei temi che è forse l'elemento centrale delle campagne elettorali nelle città in questi anni, da Londra fino a Roma passando per Perugia, che è il tema della insicurezza nelle nostre città. E il tema della sicurezza e insicurezza delle nostre città o lo gestisce alimentando le paure, per cui appunto si fa, oggi ho visto che uno dei candidati del centrodestra ha detto che lui ha telefonato a Maroni in questo rapporto non istituzionale, non la capacità autorevole della proposta, ma l'amicizia di forze politiche, dunque la sudditanza dal potere di Roma, dicendogli che faccia di Perugia una città in cui l'emergenza sicurezza, cioè la costruzione e l'alimentazione delle paure, no? Come modello di raccolta di consenso e di gestione poi della città, o chi invece non nasconde il problema che esiste nelle nostre città, ma cerca di governarlo con un approccio diverso, cioè con una visione complessiva e strategica del tema delle paure, della gestione delle insicurezze dei nostri cittadini, utilizzando tutte le risorse.